A parte, vabbè, che Gianna viene mandata in continuazione su, sulla radio, anche io direi giustamente, perché comunque è compagnia di Gianna la nazionale. Nostra musica italiana, sì, è quella. Sì. Però poi alla fine, voglio dire, sei un po' le motivazioni le trovi anche per questo, perché ti mandano in continuazione, sì, i suoi brani, però alla fine dici... E poi comunque senza le mani di un malfattore non avrei mai potuto fare questa nasce questo brano, questo remix veramente splendido, devo dire, complimenti al Nero. Allora, noi abbiamo come consuetudine, ogni tanto noi riusciamo a fare qualche sorpresina, devo dire, qualche sorpresina. No, Matti, ci sei? Ci sono. Sei distratto? No, è che controllo la regia, insomma. La sapiente supervisione. Allora, ogni tanto è vero che facciamo qualche sorpresina? Ci proviamo, dai. Ma sia nel bene sia nel male. Infatti stavo a dire quello. Facciamo qualche sorpresina sia nel bene che nel male. Quest'oggi sembra che facciamo una sorpresina nel bene. È vero o no? Assolutamente, allora, sì. Abbiamo qui fra noi anche Iari. Applausi, buonasera Iari. Allora, farai parte dell'apertura il 23 nella prima serata bomba a Frosinone all'Affect Club assieme a Nero. Farai l'apertura di Il Turco, Ercosta, Suarez, Di Al Pacino, Rack, DJ Fester. E questa sera, inaspettatamente, sei ospite fra noi. Buonasera, Iari, siamo buonasera molto contenti di averti ospitato qui. Oh, tra l'altro colgo l'occasione visto che non era prevista la tua intrusione, chiamiamola così, lieta intrusione, colgo l'occasione per invitarti anche prossimamente, se tu sei disponibile. Certo. Bene, allora presentiamoti subito con un tuo brano, Anima, Iari. Ciò che mi tengo stretto, vorrei averti sempre come adesso. Sei la voce della rabbia che mi si coltiva dentro. Sei il fuoco del mio inferno. Ti rivedo riflettendomi allo specchio. Ti sento se rifletto con me stesso. Ma ste merde credono che in tutto questo ti possano anche avere con un compromesso. Che ti amano spingendo suoni senza senso, senza fare come me, sentirti dentro. Non si acquista mai un concetto. Consolati sapendo che resti la più bella mia pazzia, la mia unica energia. Se la scrittura fosse vita, musica mia, tu saresti la mia calligrafia. E se per nulla al mondo non sarai più mia, venderò anche l'anima pur di riportarti via. Se tutto ciò che non ho perso e sarà sempre come adesso, l'unico mio senso che mi spinge nel combattimento. Sei la libertà sentendomi alle strette, il brivido che senti quando scancia le manette. Le memorie mie più belle, i brividi sulla mia pelle, il sangue nelle tempie, il fuoco che non spegne, l'adrenalina, la mia energia, musica. Sei l'anima mia, sei tutto ciò che mi rimane. Le tue pulsazioni nelle vene, le mie uniche emozioni vere. Ma fondendoci possiamo dire che soltanto insieme possiamo stare bene. Convivendo con o senza rischio, mi resi un animale senza branco. Verso pubblico che autistico, ed è mia natura sai seguirti perché tu passi al mio istinto. E non mi fotte se poi un giorno io fallisco. Già mi hai dato tanto lasciandomi il tuo calco dentro. Mille motivi per abbattermi e tu mille uno per risollevarmi. Un modo per aprire gli orizzonti, non soltanto per guardarmi. Non conosco modi, sai, per ripagarti. Ti ho dato in questo disco i miei drammi, i miei versi più bastardi. La mia voce è soltanto per averti, finché le bestie dell'inferno non verranno su a riprendermi. Sei tutto ciò che non ho perso e sarà sempre come adesso, l'unico mio senso che mi spinge nel combattimento. Sei la libertà sentendomi alle strette, il brivido che senti quando scancia le manette. Le memorie mie più belle, i brividi sulla mia pelle, il sangue nelle tempie, il fuoco che non spegne, l'adrenalina, la mia energia, musica. Tu sei l'anima mia. Sei tutto ciò che mi rimane, sarà sempre come adesso, perché sei l'unico mio senso. Iari, Black Hole Family, 2014. Bambù, Dottor Zivago, l'anima Iari, questa è la sorpresa di questa sera. Siamo molto molto contenti di averti qui tra noi, Iari.
Allora, come nasce la vostra collaborazione? Anche tu sei un progetto di Omale Nero? No, io in realtà faccio parte della Black Hole Family, perché comunque lavoro con Mirko, praticamente siamo amici da 6 anni, 7 anni, abbiamo lavorato e lavoriamo ancora insieme praticamente da quando ci siamo conosciuti comunque, e abbiamo fondato la Black Hole Family e io naturalmente sono un elemento della Black Hole Family. Non sono come lui, che sono anche beatmaker, perché a me piace più che altro scrivere più che fare beat. Quindi sei un produttore di contenuti, però dalle sembianze sembravi veramente un progetto Male Nero, devo dire. dalle sembianze potresti far parte di questo progetto. L'influenza si vede, no? Veramente, no, molto piacere averti qui fra noi. Tra l'altro, complimenti di questo tuo brano. Troviamo qualcosa su, lo troviamo anche sul tubo? Sì, trovate tutto il disco su. Quindi, tra l'altro, ripetiamo che Fame Chimica, brano che abbiamo sentito poc'anzi, lo troviamo sempre sul tubo col video. E abbiamo trovato anche uno skit chiamato proprio skit Fame Chimica, non era quello che abbiamo ascoltato adesso, no, poc'anzi, sì. No, vabbè, diciamo. Precedentemente, dai, stai a guardare il capello, metti, mamma mia. Comunque, applauso, facciamola alla sapiente supervisione, dai, te lo merito. È no, vero, l'applauso dai. Da solo non me lo faccio squallido. Io a te, posso? Te lo faccio io a te, dai. Eccolo qui, due clap te li sei meritati. Fai bene. Allora, dicevo, precedentemente abbiamo sentito Fame Chimica, dove trovate anche il video sul tubo. Quel brano che mi è piaciuto molto, Amandoti, complimenti, remix di Gianna, mi è piaciuto anche quello. Siamo contenti che c'è Iari, ma andiamo avanti. King con Click, Me volvi loco. Dottor Zivago,
il nero in compagnia di Iari. King on Click, me volvi loco, spesso me ne vado in Sud America e sono molto felice quando io riesco a mandare brani di questo genere. Devo dire che c'è una realtà molto viva nel Sud America. Sì, confermi? Il Sud America è fortissimo con il rap, il reggae, lo ska, e sono... In questo momento devo dire che c'è una realtà viva, ci sono grosse motivazioni, probabilmente perché quel famosissimo ceto medio sta attraversando un momento positivo, insomma, paesi che prima erano in via di sviluppo, adesso facendola breve, hanno più tempo da dedicare alle loro abilità, alle loro... diciamola così, insomma. Dipende sempre dai punti di vista, perché, perché dobbiamo sempre calcolare che... dove la musica rivoluzionaria c'è è perché il ceto medio, diciamo, sta calando. Quando nel momento in cui viene a mancare il ceto medio, ma io quando, c'è quando, una quando faccio differenza. Riferimento al ceto medio faccio riferimento non esplicitamente alla classe. Ah, media. Ok, all'ascoltatore medio, sì, al consumo, a queste cose così. Insomma, ma mi sono accorto che poi alla commercializzazione, a livello al tempo mondiale, che hai da spendere, certo, nei confronti delle tue, dei tuoi talenti, dei tuoi piaceri. A diciamo livello così. Mondiale, proprio il rap dell'ozio. Sì, il rap, l'hip hop, comunque in generale, anche per esempio le altre arti, quali il writing oppure il DJing, stanno prendendo parecchio piede anche in paesi dove magari fino a ieri ascoltavano il rock, oppure come nel nostro paese dove fino a ieri ci avevamo Vasco Rossi. L'attribuzione del merito dello sviluppo al ceto medio no, non era quello il senso. Anche perché io so che la Genesi, poi il famosissimo ponte, grandissima lezione che ci ha gentilmente concesso Danny Eight. Ti ricordi, Matti? Ti ricordi la lezione di Danny Eight? La lesson. Ah, come no, certo. Tra certo. L'altro lo salutiamo Danny Eight, splendido, salutiamo, anche lui salutiamo per record, sì, lo favoloso. Saluto anch'io Danny Eight. Favoloso, favoloso. Allora, ci fece una lezione dove ci spiegava il famosissimo ponte tra l'America e l'Europa, che approdò poi in Francia, dove poi si dice che, insomma, in Francia la realtà è molto viva anche lì, insomma, storicamente le origini dell'hip hop europeo nasce dal rap spacca francese, di brutto, esattamente, sì. E in quel periodo io ascoltavo delle realtà che a me piacevano molto, tra l'altro, ero molto esplorativo. Ci diede conferma con questo famosissimo ponte che si impersonifica nella figura di Eminem, il primo rapper bianco, che attraversa l'oceano e poi approda in America. Non lui fisicamente, ma diciamo la sua musica. Sì, 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 sì. E quindi da lì dilaga infestando l'Europa. Se volessimo dirla proprio se volessimo dirla proprio tutta, e anche in Italia, diciamo, è scoppiata il boom del rap quando ci è arrivato il film di 8 Mile, dopo vari dischi di Eminem proprio. Ma personalmente, i ragazzini erano tutti impazziti. Sì, personalmente a me non l'ho gradito molto. Io poi sono un filmografo proprio per eccezione, però mi piace ma molto in Italia film. dico una cavolata, la dico grossa, non lo so. Spara, in Italia spara. Il rap, comunque l'hip hop, è diventato famoso grazie anche agli articolo 31, no? O sbaglio? Fatti un applauso, Matti, te lo posso fare? Fatelo, forza. No, non me lo fa. È fatto, dai, perché non c'è più. Ok. Parliamo sempre nella scena mainstream, sì, comunque sia. Se non fosse stato per l'articolo 31, ad oggi molti di noi non saprebbero neanche che cos'è il rap, praticamente. Beh, J-Ax è stato ispirazione di diversi personaggi che tra l'altro abbiamo anche ospitato, Matti. Quindi non e poi prima faceva anche belle canzoni. Non hai detto una stupidaggine e l'applauso te lo sei meritato. Impara un po' a spingere i bottoni anche quando ti faccio gli applausi, Matti, perché sennò lo farei io, ma non posso, sono distante. Voglio fare gli applausi quando te li meriti, no? Allora, quindi J-Ax, articolo 31, sì, pionieri dell'hip hop, sì, sicuramente sì. E quindi andiamo avanti, allora, sempre col nero, ancora nero, featuring Iari e Fria.
Riprenditi, rilassati, sei libero da affanni. Ora che insegui questo sogno ormai da anni, sei pronto a correre, per correre sei riscaldato. Hai fatto il callo, hai tradimenti, ai nemici, alla mafia, allo Stato. Allo stato attuale sto disturbato e dalle finte consegue sempre un colpo al costato. Non l'ho accusato, il dito insanguinato, e continuo a scrivere, so sempre di cosa ho parlato. Perché l'ho vissuto, conosciuto, avuto come mentore di schiaffi e poi zitto e muto. Da come vedo tu stai bene.